annullato. Ma perché annullato? Basta. Allora, attenzione, attenzione, Gilardino, no, incredibile, un miracolo, in un fondo, no, c'è Buffon. Per il Genoa, che occasione! La più grande occasione, gol della partita. Gilardino entra in area, si libera di Chiellini, ma non è Gilardino quello. No. E scarica su Bertolacci, poi un e poi Motta. Bertolacci e poi Motta. Allora, rigore per il Genoa. Attenzione, fallo di mano di Vidal. Parte Calaiò. Emanuele. Allora, attenzione, allora. Doppia polemica. Prima reclama un rigore la Juve, perché Pirlo ha la punizione del gol possibile. Sfiga Rossi, attenzione. Quattro giocatori che prendono 4 la Juve. Il tiro di Pirlo. Fatevi male, ragazzi. Grandissima esecuzione di Pirlo, grandissima. Londa Moretti, Londa! E rilancio di Buffon, eccolo qua! Sì! Ah, è meglio se non vede la partita. Partiti, ragazzi, vedo scappare Cassano! Un cartonatissimo Cassano da parte di Loretto Print. Tu assomigli a qualcuno, adesso ti faccio vedere a chi. Attendi, attendi, no, parla! Solo da parte Schiavetti! Rigore, lui, calcio di rigore! Espulsione! Rigore, calcio di rigore ed espulsione di Abbiati! Espulso Abbiati, rigore, follia di Abbiati! Attenti, Cassano contro Cassano. Cassano contro Mexes, Cassano contro Mexes, Cassano, tiro, gol, tiro, gol, spiazza completamente a media, 1-0, 1-0, che tu fai, come che ti fai, ricapitolato di Mexes, non sa fare il difensore, non ha neanche intuito, attenzione tanto a Parma, sul fondo, in area, non contrasta nessuno, la palla in mezzo, Cassano, Cassano, il tiro, gol, ancora lui, la vendetta, di Cassano, non è nemmeno riuscito a incontrare. Era inevitabile, l'abbiamo detto, Cassano, il Parma stava sfondando sulla destra, sulla sinistra, palloni in area di rigore messi in mezzo, vi ho detto, flipper sempre in difficoltà la difesa. Girardi non risulta neanche, capito? Allora, è talmente normale, va, Cassano che non risulta neanche. Donadoni, tracollo Milan, vi faccio vedere il gol alla bandiera, intanto Londa, dai, vai Londa. Va a battere dalla bandierina di sinistra, la palla che spiove, lunga. Gol! Gol del Milan, gol del Milan! Gol del Milan! Ravini! Ravini che salta! Ravini che ha le distanze! Proprio Ravini che Sedor non vuole riscattare perché dice che non è all'altezza! Ravini entra e segna su calcio d'angolo, Mexes che gioca al posto suo ha fatto più danni della grandine! Ma l'allenatore a cosa serve? Dai allora intanto, Londa, Londa da red line. Le indicazioni di Seedorf vicino alla panchina, quella che si è fatto fare lui, rialzata per vedere meglio i gol degli avversari. Vede benissimo. In avanti per Montolivo, largo a destra c'è Abate, si sovrappone Montolivo, poi Abate gli dà la palla dentro, il limite dell'ala sul lato corto, lo attacca. Rigore! Rigore! Rigore. Sì. Allora, rigore per il Milan! Sì, rigore, 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 rigore per il Milan! Rigore per il Milan! Dice che non è rigore. Balotelli contro Mirante. È stato bravo Montolivo a rallentare, a farsi tamponare. Attenzione. Balotelli contro Mirante, tiro di Mario di destro. Gol! Gol! Pareggia Balotelli! 2-2, l'impresa! 2-2, forza, l'alza direct line, dai, dai! Lo spione, e poi credo di aver visto. Attenzione ancora corre. Schelotto, entra dalla destra Schelotto, palla in mezzo! Come gol! Di
Amorità, Amorità. Scuola Juve. Scuola Juve. Un minuto per prendere 3 a 2. Ragazzi, un minuto per prendere 3 a 2. Giusto così, giusto così. No, non si può vedere questa roba. Non si può vedere 2, l'hai ripresa. Non si può vedere questa roba. Un minuto 3 a 2. Dai, 2 a 3. Fai 2 a 2, sei in 10, ti devi chiudere. Se stai così... Tre contropiedi in un minuto. No, tre contropiedi in 2 minuti. Contropiedi in un minuto, giusto. No, 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 appena calcio pronto. D'angolo dalla sinistra, mancano ormai 20 secondi alla fine, tengono il possesso della palla vicino alla bandierina, i giocatori del Parma e Fari se la scambiano lì, non affonda nessuno del Milan, Amaurì tiene la palla in mezzo a due, riesce anche a passare in dribbling, Amaurì la mette dentro per Biabiani, Biabiani ancora, la cerca l'appoggio, ancora Biabiani di testa, quarto gol, quarto gol di Biabiani, ma Seedorf è soddisfatto, guardalo qua, avanti così, che umiliazione, ragazzi, che Cassano se l'ha fatto 4-2, festa. No, ma non, 4-2 l'onda, è meglio che non te li dai. Non è che questi del Milan hanno tirato giù la Claire definitivamente, hanno detto non ce ne frega. Ma il consiglio per i tifosi del Milan arriva dall'alto: la domenica passatele in montagna a sciare. Allora, la domenica, è il consiglio questo qui, è allora, meglio andare in montagna a sciare che vedere questa roba. È vero, questa è meglio. Questa situazione entra in area il giocatore del Parma, tenta un pallonetto qui, interviene Poli di testa in qualche modo per evitare che si trovi solo davanti al portiere, ma la palla termina dove c'è Biabiani, il quale di testa sul rimbalzo anticipa Melia e mette la palla in gol. Faccio però sommessamente rilevare. 4-2, finita.